Il nostro viaggio all'interno di questi lavori di Luca Crescenzi. Questa è la Patti, anzi tu la chiami Nicoletta, giustamente. Sì, perché li ho chiamati tutti col loro col nome. Col loro nome, mi sembra giusto. Che non sempre corrisponde. Certo che allora, lei veramente poteva essere sorella di David Bowie. Sì, sì, sì. Cioè si assomigliano. Sì, hanno decisamente, soprattutto nella fase più anni 70. Beh, ma lei, insomma, aveva gli occhi sicuramente oltre frontiera, no? Sì, 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 sì. Ecco. Poi allora abbiamo anche questa versione più piccola. Sì, la Mignon. Lì Anna Piaggi, una nota giornalista di moda, nonché musa di personaggio. Vari stilisti, grazie. Ed è venuta fuori una cosa pirotecnica. Pazzesco, guarda che roba. Ha dei capelli pazzeschi e quindi è venuta un'esplosione. Ma alcuni di loro sono stati informati di questa cosa? Vabbè, magari più difficile, però... Io ho fatto in modo di consegnare, perché una di queste era Loredana Bertè, che non c'è però lì. E uno ho fatto in modo di consegnarglielo. Pare le sia piaciuto, però non ho poi... Ha avuto riscontro? Feedback da parte sua? Io odio fare... il piccolo fan da andare a consegnare le cose, per cui ho fatto in modo che qualcuno me lo consegnasse. Ma questo è quello di prima, ma aspetta, Grace Jones mi è dietro, persa. Credo, sai? Dovrebbe essere, no, dietro, credo, l'ultima, forse. Forse sì. Ah, io ho saltato una pagina. Ah, eccola, adoro. Number one. Beh, magari Boy George lo sa. È sempre qua, no? È sempre non a Milano. No, lui ad esempio non l'ho fatto recapitare. per me lui è stato negli anni Ottanta, è stata proprio la sorella maggiore, no? Certo. Quindi. Però non mi piace, cioè, non so come dire. Mi piace tenerle queste persone dove sono. Nel senso. Anche perché spesso capita che poi conoscendole ti cada anche un mito, no? Ma io con Giorgio ho avuto modo di conoscerlo più a Milano più volte. E sono state due occasioni particolari. Una volta è stata. Quasi 10 anni fa, quando io lavoravo, perché di notte sono un bel po' di anni, più di 10 anni, che lavoro anche nei club in giro per Milano. E una volta era capitato all'Hollywood, dove all'epoca c'era questa serata che si chiamava Pervert. Sì, quella me la ricordo. Dove lavoravo, facevo la porta alla selezione, diciamo. Facevo la porta. E, un sabato arrivò Boy George all'Hollywood e mi chiamarono gli organizzatori appunto del Pera e mi dissero: no, corri, c'è Boy George, devi andare, devi dirgli che deve assolutamente suonare al Pervert. Vado, era piuttosto tardi, le 2 o 3, lui era di umore pessimo ed è uno di quei personaggi che quando lo becchi proprio nella giornata quella no? E quella sera era proprio pessimo, era stato estremamente cordiale, cioè molto british, molto gentile, però alla domanda fatidica, sarebbe bello che tu venissi a suonare qui, disse: non c'è nessun problema, chiamate il mio agente e poi vediamo. So che poi, insomma, qualche anno fa sono riusciti a ingaggiarlo, infatti ha suonato all'Hollywood. E invece un'altra volta, era la settimana della moda qui a Milano, io lavoravo in un'altra festa per uno stilista inglese e facevo sempre selezione alla porta e arrivò questa limousine, uscì l'autista e mi disse: buonasera, guardi, io avrei Boy George in macchina, è un problema se... Per me era, sai, così vedersela certo. Arrivare... Arrivò quando poi io entrai nella festa, quando finì di lavorare, lui era completamente ubriaco, ma proprio ubriaco come un inglese, anzi un irlandese, perché lui è irlandese. Di un hooligan praticamente. È bravissimo, anche perché non è la bambolina, tutti i fiocchettini, che, esatto. Cioè è un omone piuttosto in corpo, alto 1,85 m, quindi anche se è truccato e tutto, però non è una ragazzina e mi ricordo che era talmente ubriaco, questo festa era in una specie di hangar enorme, che andò a fare la pipì dietro una colonna
E quindi ho questo ricordo di lui, ubriaco marcio, che va col cappello tutto a far pipì dietro. Quindi insomma, sì, c'è stato modo una poi... Scena del terrore. Bravissimo, una scena del terrore. Vabbè. Allora, ci proviamo un attimo e torniamo tra poco. Quindi chi c'era? Neffa con Cambierà. Giovanni il cantante Neffa, va bene. Siete sempre a Happy Hour e siamo sempre con Luca Crescenzi, che ci ha portato il suo catalogo della sua mostra, che sarà fino a quando rimane? Fino al 22 ottobre alla libreria Galleria Babele in via San Nicolao 10. Bene. Ho fatto la marchettina. Vabbè, insomma, tutta. Sei detto qua apposta, cioè, non si chiama marchetta tutta. Questo programma, perché no. Già ce n'è uno, però insomma. Per cui sono tutti in vendita. Visto che parliamo degli anni 80, cioè che insomma comunque le tue icone più o meno appartengono a quel periodo e gli anni 80 comunque sono ritornati prepotentemente ultimamente eccetera, che cosa proprio salvi in assoluto di quel periodo? Perché c'è molta gente che snobba gli anni 80 dicendo gli anni 80 che schifo, la musica che schifo, l'arte che schifo. In realtà secondo me meno male che sono stati gli anni 80. Sì, no, io noto una cosa, nel senso... Una botta di colore. Quello sì, e noto che è un revival che sta durando fin troppo, cioè... Sembra che è un'onda lunga, no? Cioè, sembra che adesso siano esistiti solo quelli. Io non ho né giudizi negativi, cioè io ho un legame proprio anagrafico, nel senso che sono cresciuto lì, tante cose sono venute da lì e quindi a me sono piaciuti per quello. C'era sicuramente una creatività, una libertà, secondo me, che adesso c'era molta meno uniformità. Esatto, no? Adesso c'è più omologazione, sì. No? Sì, sì, tra l'altro seriali. Verso il basso, no? Non omologato verso. Sì, sì, no. Di qualità poca, sì. Quantità, ma. Per qualità. Cui sì. Però voglio dire, non è che gli anni 70 siano stati peggiori. Ecco, non è che no, creda erano in diversi, queste cose. Certo, esatto, sì, sono cose diverse. Io quindi non ne do un giudizio di valore, ma affettivo, sono piaciuti molto, nel senso. Poi in realtà era l'adolescenza, quindi sai, anche con tutti i problemi, i conflitti. Forse vivo molto meglio adesso, ecco, quello sicuramente. Però c'è un legame affettivo.